Questa si chiama intimidazione. Buonasera, signore. È questa la democrazia, risponda, è questa, lei è questa la democrazia. Lei non ha voce in capitolo, è solo uno sfruttatore. Più gli edifici si degradano, meno deve sborsare per recuperare immobili. Yazid, capo di gabinetto. Buongiorno. Buongiorno. Rinnoveremo tutto, i serramenti, gli impianti, l'ascensore, con un piano di ristrutturazione di 31 mesi. Bisogna tendergli una mano. Una mano da 63 milioni, Clemenza. La domanda è che si fa adesso? Continuerò a fare il sindaco. Di cosa ha paura esattamente? Di avere un po' di ambizione? Lei ha esattamente il profilo che serve a questo governo. Una donna? Qualcuno la contatterà entro domani per fissare un incontro. Con chi? Il primo ministro. Mi hanno proposto un ministero. Hai dei dubbi? Finirei in un tritacarne. Aiutami a capire come funziona la tua testa. Ti credevo diversa dagli altri, ma sei disposta a tutto per qualche briciola di potere. Sono 12 anni che combatte per le Bernardenne come se da questo dipendessero le sorti dell'umanità. Ti chiedo di fidarti di più. Sai quanti progetti ho visto in 20 anni? Lo Stato trova sempre una buona ragione per non far niente. A chi li prendo i milioni? Faccia come vuole, chi se ne frega di come fa. Cerchiamo persone in gamba, non dei pirati della politica. Non sono qui per dirvi che ci batteremo, sono qui per dirvi che vinceremo. Ti lasci scappare 63 milioni di euro? Adesso smettila. Provo semplicemente a capirti. Da questo dipende il futuro di un quartiere, il futuro di più di 3.000 persone allo stremo. Che facciamo adesso? Molliamo tutto? Io non sono d'accordo. Quindi sarò sincera mentendo. Una promessa mantenuta non è una menzogna.